libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Incontri. Fabiola Giannotti e Giancarlo Coraggio. Sono estremamente grata al Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio per avermi invitata a partecipare ad una bellissima iniziativa volta a promuovere la cultura costituzionale. La Costituzione è infatti per tutti noi cittadini italiani fonte di ispirazione, arricchimento e orgoglio ed è una sorgente di valori nobili. Prima di arrivare alla riflessione che vorrei condividere con i giudici della Corte, lasciatemi dire che la nostra Costituzione ha pensato davvero a tutto e l'ha fatto in modo visionario e lungimirante. Ad esempio, riguardo alla ricerca scientifica, che è il mio campo professionale, l'articolo 9, che è uno dei 12 principi fondamentali, dice: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione». Quindi, già nel 1947, con grande visione e modernità, la Costituzione riconobbe l'importanza della ricerca scientifica e tecnologica per lo sviluppo e il progresso del nostro paese. Da notare anche che scienza, cultura e arte vengono accomunate nello stesso articolo e io sono sicura che il legislatore volesse sottolineare che esse sono espressioni comuni della creatività, curiosità ed intelligenza umana. E questo è un aspetto a cui personalmente tengo molto, perché ancora oggi troppo spesso si tende a classificare umanesimo, arte e scienza in compartimenti stagni e separati. E anche su questo aspetto la nostra Costituzione è lungimirante e ci indica la via per una cultura olistica. Vorrei anche sottolineare alcuni dei valori nobili che accomunano la Costituzione e la scienza. L'articolo 3 dice infatti: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E la scienza è per definizione universale e unificante, perché le leggi della natura sono le stesse ovunque sulla Terra e anche perché il desiderio di conoscenza è un'aspirazione condivisa da tutta l'umanità. Quindi la scienza non ha passaporto, non ha partito politico, etnia e religione. E vengo alla riflessione che vorrei condividere con i giudici della Corte. Questa riflessione è legata ai rapporti fra scienza e diritto, rapporti che a mio avviso sono sempre più di attualità. Da una parte, infatti, il legislatore ha sempre più bisogno del supporto della scienza, come è emerso chiaramente in questo periodo di pandemia. Dall'altra, viviamo in un'epoca in cui la tecnologia evolve rapidamente e nuovi attori come l'intelligenza artificiale e la robotica assumono ruoli sempre più importanti nella nostra società e sul mercato del lavoro. Viviamo in un'epoca in cui la protezione dei dati personali necessita regolamentazioni precise. Un'epoca in cui la condivisione dei risultati e dati scientifici e la cosiddetta open science, la scienza accessibile a tutti, e lo scambio delle informazioni scientifiche diventano sempre più necessarie per il progresso sostenibile dell'umanità. Viviamo un'epoca in cui il progresso della scienza spesso deve confrontarsi con questioni etiche. In questo contesto, come può il legislatore aiutare a sviluppare politiche e regole che tutelino i principi della Costituzione e i diritti inviolabili dell'uomo?
interessanti riflessioni di Fabiola Gianotti, una importante esponente del mondo della scienza, mi hanno fatto ancor più apprezzare l'idea di un dialogo a distanza per il nostro mondo del diritto e della giustizia con quello della scienza e delle arti. Parlare di cultura con chi la cultura la vive quotidianamente ad altissimo livello ha arricchito e ampliato la mia prospettiva su questo tema, cui pure ho sempre dedicato grande attenzione. La base di partenza è comune ed è il riconoscimento della rilevanza costituzionale della cultura, non a caso trattata fra i primi 12 articoli della Costituzione, cioè quelli che riconoscono ai cittadini i diritti fondamentali. A sottolineare l'importanza che i costituenti davano a questo tema. E mi piace ricordare in proposito l'espressione usata da Concetto Marchesi, uno dei relatori sull'articolo 9, che della cultura appunto si occupa, secondo cui la promozione della cultura è una delle funzioni più alte della Repubblica. Come pure è comune il collegamento con l'articolo 3 della Costituzione, e in particolare sia con il comma 1, cui fa riferimento Fabiola Gianotti, sia e ancor più con il comma 2, che nell'esigere dalla Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, così si esprime l'articolo 3, implicitamente ma in modo chiaro richiama il ruolo della promozione della cultura. Ma l'ampliamento della prospettiva di cui dicevo è nella valorizzazione, accanto agli aspetti propriamente istituzionali, di altri valori non meno rilevanti eppure presenti nell'articolo 9. Certo, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, la istituzione scuola è il primo e necessario punto di riferimento, perché un'adeguata formazione scolastica è il bagaglio indispensabile di ogni cittadino che voglia esercitare il diritto di partecipare attivamente alla vita economica, sociale e politica della collettività. Ma accanto a questo ruolo, non minore importanza deve essere riconosciuta alle arti e alla scienza. I musei, le mostre, il teatro, il cinema sono altrettanto indispensabili elementi per la formazione di una personalità ricca e completa. E quanto alla scienza, non è necessario attendere eventi drammatici come quelli che stiamo vivendo per imparare ad apprezzarla e soprattutto a rispettarla, dando a Cesare, agli scienziati cioè, quel che è di Cesare, senza pretendere di sostituire alle acquisizioni della scienza le poche abborracciate nozioni che ciascuno di noi è in grado di acquisire da un mercato delle notizie sovraffollato, acritico e spesso suggestionato da sconcertanti falsità. Lo stesso legislatore, e cerco qui di rispondere alle domande di Fabiola Gianotti, da un costante colloquio con il mondo della cultura deve trarre la linfa vitale per quella più completa attuazione della Costituzione, auspicata dalla mia gentile interlocutrice, in particolare in quei settori in cui arte e scienza sono chiamati a confrontarsi con un'etica dai confini continuamente da ridefinire. Ciò che constatiamo, direi, quotidianamente nel nostro ruolo di giudici costituzionali, chiamati da una parte a prendere atto dell'inarrestabile progresso scientifico recependolo nell'ordinamento giuridico,
ma dall'altra a confrontarci anche noi con problemi etici che tormentano la nostra coscienza non meno di quella degli stessi scienziati.